Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Francesco Totti ed Ilaria Blasi hanno spalancato un portone alla cronaca rosa, forse un po' stanca di raccontare le storie legate ai VIP dei reality. Ed intanto qualcuno ricorda che parole, 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 canterebbe Mina leggendo tutto quanto si è scritto, si scrive, e chissà per quanto tempo ancora, si scriverà sul divorzio dell'anno. Ogni minuto spuntano infatti nuove rivelazioni di persone ben informate sui fatti che mandano in pasto a giornali e siti notizie la cui veridicità è sempre tutta da dimostrare. In questo infinito confessionale dove, ad uno, ciascuno racconta la propria verità su Francesco Totti ed Ilaria Blasi, c'è anche chi ricorda che qualche mese fa aveva detto qualcosa che era stata commentata in maniera opposta dai due protagonisti della vicenda. Chi è che parlato qualche tempo fa dell'ex coppia regina di Roma? 20 anni d'amore che hanno poi portato ad una clamorosa rottura. Clamorosa, non improvvisa. Perché già da mesi quella che solitamente viene definita, e ritenuta erroneamente, una stampa di serie B, quella che si occupa di gossip e delle curiosità legate ai personaggi noti, aveva lanciato non uno, ma decine di allarmi. Francesco Totti ed Ilaria Blasi hanno cercato di fare scudo di fronte a queste notizie, più per proteggere da eccessive intromissioni da parte dei media i loro amati figli, che non per smentire le notizie stesse. In quei giorni, in tanti hanno commentato le prime notizie riguardanti presunte problematiche all'interno della celebre coppia. Tra chi riteneva che fosse tutta una gigantesca montatura pubblicitaria e chi la riteneva invece una semplice fake news, c'è stato anche chi si è rivolto alla coppia con parole gentili, che però hanno causato, nella coppia stessa, una reazione di opposta natura. Chi è il personaggio che si è rivolto a Francesco Totti ed Ilaria Blasi? Un volto notissimo della TV, punto un apostrofo esperienza durissima che lei aveva vissuto sulla sua pelle. Anche per lei un doloroso divorzio ed anche nel suo caso il consorte era un calciatore, Stefano Bettarini. La causa della separazione sono stati i continui tradimenti di lui fino al momento in cui Simona Ventura ha detto, basta. Forse per questo si è sentita di rivolgere un cordiale pensiero alla famosa coppia. Era il mese di febbraio 2022. Avendo letto su Dagospia della crisi, Simona Ventura ha ritenuto fosse naturale dire che le dispiaceva e che poteva comprendere bene la loro situazione avendola vissuta in prima persona. Il suo post però è stato accolto dalla coppia in maniera diametralmente opposta. In una recente intervista che la conduttrice ha rilasciato al quotidiano romano Il Messaggero, le sue parole sono state le seguenti: Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilaria non tanto, ma posso capirlo. Parole riportate poi da Coming Soon.it. Un gesto cordiale per manifestare la propria solidarietà in un momento così delicato, evidentemente non apprezzato da Ilaria Blasi. Parole. Parole, parole, canterebbe Mina, sempre nella febbrile attesa delle prossime, scottanti dichiarazioni sul divorzio dell'anno. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.